Tre ragazzini, un triestino, un cinese e un tibetano, osservano rapiti un albero di Natale e i doni alla sua base. Sopra di loro un drago, proveniente da Hong Kong, è pronto a ghermirli e ad avventarsi su uno dei simboli di fratellanza, unità e armonia più conosciuti ed accettati. Quest'anno il messaggio augurale di Giulio Camber, affisso in alcune zone della città, si interpreta senza difficoltà e ancora una volta i cartelloni vogliono avvertire tutti del pericolo rappresentato da una nazione dove non c'è rispetto per i diritti civili a dispetto delle possibilità economiche non indifferenti. Perciò non è un caso che il drago presenti tre delle cinque stelle che sono il simbolo della bandiera di Pechino. Il riferimento a quello che sta accadendo ad Hong Kong e a quanto è accaduto anni fa in Tibet è palese. Sono infatti i territori già ghermiti dalla brama di potere cinese che non guarda in faccia a nessuno quando decide di avventarsi sulla libertà e che minaccia anche quel clima di pace e di integrazione rappresentato appunto dai tre bambini che guardano al futuro senza che nessuno, suggerisce Camber, li avverta del pericolo che li sovrasta.